amici di Quarto Canale, ben ritrovati. Un appuntamento speciale dell'Arena che vogliamo dedicare ad un appuntamento importante che è previsto per la giornata di domenica nell'Agro Nocerino Sarnese. Compie 20 anni la manifestazione, anche noi insomma da 20 anni seguiamo questa manifestazione Monumenti Porte Aperte, che è promossa dall'Archeo Club, ovviamente in collaborazione con tante associazioni, sì, tanti sì, enti. Sì, allora, fatto una panoramica generale. Presento prima gli ospiti, il professore Pecoraro, che è il presidente dell'Archeo Club. Buonasera, buonasera, grazie a tutti. Per essere con noi. Poi c'è Arianna Cerusa, che buonasera, ci indicherà un po' l'itinerario su Pagani, e poi per il castello di Nocera Inferiore, per l'evento che si terrà nell'ambito di questa manifestazione al castello, abbiamo con noi Peppe Gambardella dell'associazione Le Voci del Castello. È un'associazione, movimento. Buonasera anche a te, Peppe. Dunque, 20 anni di questa manifestazione, un percorso che si arricchisce sempre di più. Quest'anno saranno 21 i monumenti che potranno essere visitati. C'è un gioiello in più, che è a Sarno, a Palazzo Capua, per ammirare il museo archeologico. Sì, è la prima volta che viene messo. Sì, viene messo. Ovviamente nel corso di questo appuntamento daremo tutte le informazioni, gli orari, parleremo di tutti i monumenti che sono coinvolti in questa ventesima edizione della manifestazione. Prima però di addentrarci, di vedere insieme tante clip e di commentarle insieme ai nostri ospiti, ovviamente tutto questo nasce anche dalla volontà di aprire una riflessione importante sui beni che abbiamo sul territorio, certo, su questi tesori. Noi l'abbiamo fatto spesso e purtroppo si vedono anche poco gli interventi da parte degli enti preposti, però di questo rifletteremo in seguito. Prima di addentrarci nella discussione, io direi di vedere il servizio che ha realizzato per noi il collega Gerardo Vicidomini, perché questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione. Dunque, i primi dettagli, entriamo nel vivo di questa trasmissione con questa scheda, vediamo. Una domenica alla scoperta delle bellezze dell'agro, tra antiche chiese, dimore barocche, suggestivi centri storici e splendidi manieri. Domenica prossima torna per il 20° anno consecutivo Monumenti Porte Aperte. La manifestazione è stata promossa dall'Archeo Club Nocera Alfa Terna, in collaborazione con la provincia di Salerno, i comuni di Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, la soprintendenza per i beni archeologici, l'ufficio per i beni culturali della diocesi di Nocera Sarno, la Proloco di Sant'Egidio, comunità di Monastero di Sant'Anna di Nocera Inferiore, i frati minori di Nocera Inferiore, le congregazioni del Santissimo Redentore di Pagani, le figlie della carità del preziosissimo sangue di Pagani ed eventi for you. Saranno aperti al pubblico 21 monumenti disseminati lungo l'itinerario lineare che, partendo dal battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore e dalle aree archeologiche dell'attuale Nocera Superiore, raggiunge la collina del parco di Nocera Inferiore e prosegue lungo il corso Ettore Padovano di Pagani, il centro storico di Sant'Egidio del Monte Albino, per affacciarsi infine dalle alture di Corbara sulla costiera amalfitana. Tappa anche a Palazzo Capua di Sarno per ammirare il museo archeologico della Valle del Sarno. Vorrei tanto che questi monumenti fossero aperti 365 giorni all'anno. Noi ci impegneremo come amministrazione a far sì che i nostri siti archeologici, Nocera Superiore rappresenta la culla della storia, la culla di questo patrimonio artistico, ci impegneremo a realizzare dei progetti che permettono non solo la manutenzione ma la fruizione. E posso assicurarvi che il nostro sindaco Gaetano Montalbano è molto sensibile a queste argomentazioni e sicuramente riusciremo a porre in essere ciò che deve essere doveroso per una cittadina nei momenti in cui ci si arriva: trovare dei monumenti aperti, trovare dei monumenti puliti e trovare la fruizione adeguata per permettere a un cittadino di poter visitare la storia del nostro comune. L'operativo è valorizzare. Valorizzare significa dare un senso a quello che noi facciamo, quindi non solo conservare l'eterna bellezza dei monumenti, sappiamo tutti che etimologicamente monumento significa appunto ricordare. Il ricordo è sicuramente anche sinonimo di memoria storica, è sinonimo di sforzo, di impegno. Quindi il mio appello innanzitutto va a quelle giovani generazioni che insieme a me, quindi anche i miei collaboratori della Prologo di Sant'Egidio, io sono stato eletto presidente qualche mese fa nella Prologo di Sant'Egidio e ovviamente ho dato quelle che sono le giuste priorità
per la prologo di Sant'Egidio. La... A Pagani, come non so, le persone sanno, insomma, si snoda su una strada che in pratica è una vecchia strada consolare romana che durante l'età borbonica poi partiva da Napoli, collegava tutta la Nocera, Pagani, Nocera, Salerno fino ad arrivare alle Calabrie. E in pratica su questa strada che poi si snoda l'attuale, insomma, il corso paganese, dove in effetti sono ubicate le varie chiese da visitare. Questi brevissimi flash su quello, insomma, che accadrà domenica prossima. Addentriamoci subito nella discussione. Professore, innanzitutto, 20 anni sono tanti, no? È cambiato molto, è cambiato qualcosa nella sensibilità? Partiamo subito da questo. Sì, la sensibilità, devo dire, è lievemente cresciuta, perché qualche volta che noi siamo stati sul punto di non fare questo appuntamento, siamo stati sorpresi dalla richiesta dei concittadini che ci domandavano quando si svolgesse appunto l'appuntamento, l'incontro con i monumenti. Poi nel corso degli anni magari altri hanno detto: ma perché solo un giorno e non più giorni? Naturalmente noi abbiamo fatto un solo giorno perché la pochezza delle forze non ci consente di fare di più. E abbiamo però mantenuto per 20 anni questo appuntamento perché avevamo la consapevolezza che stavamo preparando i tempi nuovi, un terreno nuovo, che non bisognava mollare fino a che non si fossero visti i frutti. Questi 20 anni quanti figli in più ha conquistato l'Archeoclub? Perché ogni anno si avvicinano anche nuovi giovani che fanno un po' da guida, sì, ragazzi. Devo dire la verità, per limitarci proprio all'appuntamento di stasera, noi abbiamo una rappresentante della gioventù paganese che per la prima volta che sfida i riflettori televisivi e poi l'altro amico che è un frequentatore del castello del parco e che io non conoscevo, ma loro prendono degli appuntamenti così improvvisi, si passano la voce e attorno a quelle mura antiche rievocano il passato, ma in maniera con uno spirito moderno. Magari c'è qualche incontro di jazz musicale, oppure magari... Sarebbero anche fruibili questi. Sì, sì. Sì, ma loro però prima di aprirli alla rappresentazione puliscono, so che fanno un lavoro molto scrupoloso. Sì, sì. Diciamo che questo appuntamento coinvolge un po' tante associazioni, però l'impegno è concreto, diceva prima l'assessore Ferrentino di Nocera Superiore, sarebbe bello vederli vivi questi monumenti 365 giorni all'anno, insomma è da qui che bisogna partire, da queste certo. Iniziative per far sì che poi si vada avanti per tutto l'anno. Sì, lo spirito del movimento Le Voci del Castello è proprio questo, quello di dar nuova vita, di dar nuova luce, di rispolverare, ecco, se posso utilizzare questo termine, il patrimonio che abbiamo a disposizione nel nostro territorio. Noi l'anno scorso, grosso modo proprio 12 mesi fa, la prima edizione fu a luglio dell'anno scorso, decidemmo di organizzare, di cominciare un ciclo di serate tra le rovine del castello del parco, un progetto che nasceva da un gruppo di amici, di giovani, non molto numeroso poi tra l'altro, e che nel corso dei mesi è riuscito a mettere insieme delle serate che hanno dato la possibilità a centinaia di ragazzi. Io credo che nell'insieme le varie serate abbiano portato grosso modo più di un migliaio di persone, di giovani più o meno giovani, di persone più o meno giovani a conoscere, per molti a conoscere per la prima volta per il castello e le sue rovine, per la quasi totalità a conoscerlo in un contesto particolare, sicuramente di sera, con dei momenti musicali, con dei momenti teatrali, con l'esposizione di opere di giovani artisti del territorio, ma non solo. Quindi ecco, Le Voci del Castello è questo, è far rivivere appunto, dare nuova vita alle rovine, farle conoscere e alla collina poi in generale, anche perché abbiamo trattato varie tematiche, non solo quella artistico-culturale, ma anche quella della sensibilità ambientale, quindi fa anche fare cultura verso il rispetto del patrimonio ambientale che c'è sulla collina. C'è ancora insomma tanto da fare in questo senso, basta ricordare che ci sono delle vere e proprie discariche lì disseminate lungo la collina di materiali più o meno pericolosi, carcasse d'auto, discariche di amianto, quindi noi abbiamo cercato di fare il possibile con gli strumenti che avevamo, quindi in maniera totalmente autonoma ed autofinanziata.
abbiamo portato tante persone, ripeto, ma c'è bisogno della partecipazione delle istituzioni per fare quello che da soli i cittadini purtroppo ancora non possono fare. Ecco, prima di cominciare questo viaggio, grazie anche a delle clip che tra un po' vi mostreremo, coinvolgiamo nel nostro dibattito anche la nostra amica Arianna. Sì. Prima volta che partecipa a questo tipo di iniziativa, come ti sei avvicinata a questo mondo? Allora, io ho partecipato già 2 anni fa facendo la guida per la Chiesa della Purità, che quest'anno però non partecipa. Diciamo che mi sono avvicinata grazie a delle amicizie che sapevano che a me comunque, cioè, essendo studentessa di beni culturali, cioè, penso che quale occasione migliore per prendere la palla al balzo e sfruttare queste mie conoscenze e comunque approfondirle, visto che del proprio territorio personalmente poco si sa e più si vuole sapere, quindi speriamo che sia lo spirito anche delle altre persone e che ci siano tante persone, certo, domenica prossima in giro per l'agro nocerino sarnese per scoprire tutte queste bellezze e saperne di più, perché spesso passiamo davanti a delle chiese, entriamo, ci sono tra l'altro tele di pittori, insomma, conosciuti dappertutto, e noi non sappiamo neanche che cosa stiamo guardando, quindi probabilmente, lo abbiamo detto spesso, un maggiore radicamento anche nelle scuole, far conoscere di più il nostro territorio, città che tra l'altro si definiscono turistiche almeno sulla carta. Questo è il dramma. Sarebbe, insomma, auspicabile qualcosa del genere. Ma cominciamo con questo viaggio insieme ad Andrea Crocamo in regia. Vediamo questa clip su Nocera Superiore che raccoglie un po' quello che sarà possibile poi vedere dal vivo, no, professore? Poi vediamo bene. Facciamo un piccolo commento. Vediamo prima la clip e certo, poi torniamo certo, in studio. Certo. Vediamo se è pronta. Prima clip, Nocera Superiore, splendido, il battistero, la necropoli, la storia che riaffiora. Quando l'antica Nuceria giaceva quasi per intero sottoterra, le uniche cose che si potevano vedere della città antica erano raccolte nel battistero. Praticamente le colonne di questo grande edificio erano state prese da edifici non più in uso e quindi era una sorta di catalogo di tutte le antichità locali. Ed è questo catalogo che cominciano a vedere i primi visitatori, perché Nocera non è che abbia avuto molti visitatori durante il Grand Tour, ne ha avuti 5 o 6, ma tutti quanti di grande livello. Per esempio Winckelmann è il primo che apre la lista. Il dire che sia venuto Winckelmann a Nocera è un fatto certamente significativo. E dopo Winckelmann Mommsen, e dopo Mommsen Belloc, e poi finalmente anche Stettler. Stettler è colui che fa la datazione di questo monumento,
e fino allora veniva spostata questa datazione di, addirittura di secoli. E poi dopo Stettler ci sono venuti naturalmente anche dei monarchi, dico per dire per esempio Gustavo VI di Svezia, e poi anche prima di lui ovviamente, perché Gustavo VI è stato l'ultimo della serie, prima di lui intorno alla prima metà dell'Ottocento, intorno al 1812, vi arriva anche Christian Andersen, grande novelliere. Quindi voglio dire, non ci sono stati grandissimi, moltissimi visitatori, ma tutti di grande respiro, che arrivavano lì proprio con la curiosità di vedere Nocera. Nocera intanto era tutta sepolta, quello che si vedeva erano quelle colonne. Colonne bellissime, perché erano veramente ognuna di colore diverso, perché proveniva da edifici diversi. Era proprio una summa che chiunque deve andare a vedere se vogliamo cominciare un discorso sul recupero del nostro patrimonio. Accanto a questo edificio, che da solo è spettacolare, perché poi dopo, quando ci andremo, diciamo, domenica, vedremo pure quell'accorgimento ingegneristico che ha consentito a questo edificio di rimanere indenne anche dopo il terremoto del 1980. Noi abbiamo avuto un architetto bizantino che ha avuto questa intuizione. E poi dopo questo abbiamo il teatro. Il teatro anch'esso è di grande storia, perché intanto è grande quanto quello di Napoli, ma questo è un accidente. La cosa bella è che è stato messo in una posizione tale che chiunque entrava in Nocera per la Porta Romana, la prima cosa che vedeva era questo enorme edificio, che era una specie di biglietto da visita col quale la città si mostrava nella sua potenza al visitatore. Naturalmente questo noi non riusciamo a vedere adesso, perché molte volte pensiamo che la città sia su un livello pianeggiante, invece Nuceria era su un piano inclinato, quindi la parte meridionale era la più alta e corrispondeva alle pendici del Monte Albino. La parte nord più bassa, quella corrispondente alla linea ferroviaria, era quella dove c'era la Porta Romana. Quindi chi entrava dalla parte bassa vedeva subito in fondo all'asse stradale questo teatro. E poi dopo il teatro che abbiamo visto, abbiamo sempre a Nocera Superiore, questo nella villa di Ruggero, questo nuovo insediamento, diciamo, di carattere artistico, cioè le ceramiche. Però prima delle ceramiche bisognerà andare a vedere il teatro e la necropoli di Pizzoni. Il teatro, ne abbiamo già detto qualcosa, la necropoli di Pizzoni è ancora più interessante, se si potesse dire così, del teatro, perché essendo stata realizzata ai lati di una strada artificiale, aveva questi edifici alti circa 25 metri, che partivano dalla base di questa strada. Essendo la strada artificiale, un taglio artificiale nel terreno, quando comincia a cadere, abbandonata Nocera, il fango dal Monte Albino, la strada si sigilla completamente e restano chiuse, inaccessibili, le camere mortuarie di questi edifici, che una volta aperte ci hanno restituito i nomi dei nocerini che operavano in città e che costituivano la classe dirigente della città alla fine del Regno, quindi alla fine della Repubblica e prima dell'Impero. Quindi noi abbiamo una classe dirigente di nocerine che parlava greco, che era amante delle arti, una classe che molte volte stiamo anche rimpiangendo, perché quello che manca nell'agro nocerino globalmente considerato è proprio una classe dirigente all'altezza del nome. Bene, una classe dirigente all'altezza del suo nome era quella che ha conservato le sue vestigia a Pizzone. Bene, questa Nocera Superiore. Ora andiamo velocemente a Nocera Inferiore con un'altra clip, e anche lì poi nel dettaglio ci illustrerà che cosa sarà possibile vedere. Vediamo. Thank you.
superiore e castello, ma non solo. Il castello è al centro di questo panorama artistico. Magari ne parliamo infine del castello. Il castello però è in una posizione particolare. È un, diciamo, un cono che alla base, verso oriente, quindi verso Salerno, tiene il monastero di Sant'Antonio, anticamente di San Francesco. E invece verso occidente, quindi verso Pagani, ha il monastero di Sant'Anna. Sembrano due collocazioni casuali, invece sono la traccia del senso della storia, perché il convento di Sant'Antonio viene edificato dai Normanni, quindi diciamo dei seguaci di Federico II. Invece il monastero di Sant'Anna viene edificato dagli Angioini, coloro i quali sconfiggono Manfredi di Svevia e prendono poi il possesso di Nocera. Quindi la contrapposizione è talmente forte, talmente aspra, che anche i due monumenti simboli pare che si siano ritirati in posizioni opposte. Questo già questo è un fatto veramente, per esempio gli amici che poi entreranno nella discussione parlando del castello, dovrebbero ricordare, e naturalmente in questo senso io li voglio guidare, dovrebbero ricordare che sulle scale di Sant'Antonio lì si svolgevano i parlamenti universali della città di Nocera. Quindi viene una battuta, perché anche adesso la politica parte sempre da lì, no? Si lanciano certo. Le candidature. È tornata alle origini. Esatto. Questa piccola parentesi. Comunque, lì praticamente si fronteggiavano il potere politico e il potere religioso. E quindi è anche interessante questo fatto qua. Naturalmente poi alla base della collina abbiamo il museo dell'Agro Nocerino, lì è importante vedere l'alfabeto di Nocera. No, qui ci mancherà adesso il tempo di parlare di questo, e quindi chi verrà avrà la possibilità di saperlo. Noi più dettagliato. Noi dobbiamo stimolare, sì, ecco, diciamo esatto, tutto. Esatto. Lì c'è questo alfabeto che indica proprio attraverso quale espediente i nocerini non hanno perduto la memoria. Avessero conservato questo espediente, non sarebbero diventati così smemorati da buttare tutto all'aria. Quindi questo è il problema che dobbiamo affrontare. Parliamo del monastero di Sant'Anna, lei ha accennato già un po', perché abbiamo anche delle immagini, magari sì. Le commentiamo insieme. Ecco, questo qui... Che cosa c'è all'interno di questo monastero che bisogna vedere? Perché bisogna vedere assolutamente gli affreschi che sono in un piccolo vano, che è quasi nascosto rispetto all'aula centrale del monastero. E sono affreschi che insomma costituiscono una sorta di narrazione a fumetti. Siamo intorno al 1300, prima del 1400, la Chiesa ha la necessità di evangelizzare la popolazione fatta da persone ignoranti e ricorre quindi a queste rappresentazioni pittoriche che sono dei fumetti. E noi abbiamo proprio il ciclo completamente integro e conservato nelle pitture sostanziali. In più c'è una bellissima Sant'Anna. La Sant'Anna è la cosiddetta Sant'Anna Metterza. Metterza è un nome che deriva dal tedesco italianizzato, mit drei, in tre. Ed è un motivo che si trova esclusivamente in Tirolo. Come sia finito a Nocera è un mistero che sveleremo quando andremo lì a vederla, ma insomma si può anticipare che lo porta con sé la moglie di Carlo Martello. E Carlo Martello sposa Clemenza d'Asburgo perché è un matrimonio combinato. Per esempio, questo vorrei dire alla bella direttrice, molte volte i matrimoni combinati non hanno successo. Questo qua tra Carlo Martello e Clemenza d'Asburgo andò benissimo. Però, come purtroppo succede, le cose belle finiscono presto e fu quindi anche un matrimonio che si interruppe dopo 5-6 anni per la morte dei protagonisti, cioè di Carlo Martello e della moglie. Ma questa è un'altra storia. Andiamo ora, vediamo ancora intanto le immagini del monastero di Sant'Anna. Ora ci spostiamo a Pagani insieme alla nostra Arianna. Allora Arianna, anche a te, anche con te vedremo scorrere delle immagini, una clip, però raccontaci un po' il percorso. Allora, chi arriva a Pagani, dove sarà accompagnato domenica? Allora, chi arriva a Pagani, appunto, arrivando da Nocera Inferiore, come primo monumento aperto, diciamo, troverà la chiesa della Madonna del Carmine, che appunto è tra a Santa Chiara, tra Pagani e Nocera. L'importante di questa è molto bella questa chiesa, però l'importante di questa chiesa è che sull'altare maggiore c'è un affresco di un
C'è l'affresco di un allievo di Solimena, un pittore molto importante per la pittura napoletana. Invece, camminando sempre su questo ormai percorso lineare, sì, in questo percorso lineare, questo decumano romano, troveremo la Madonna del Carmelo, appunto detta delle Galline, famosissima per appunto la festa della Madonna delle Galline. La particolarità di questo che è un santuario, un santuario mariano, è il soffitto che è cassettonato con al centro l'Assunzione della Vergine e attorno invece 21 tele tutte riguardanti la vita della Vergine. Però non ci soffermiamo solo sul santuario, ma c'è anche un museo da visitare con tutti i paramenti storici molto, molto interessante e molto bello da vedere. Pochi metri più avanti invece, questo è ancora il santuario della Madonna delle Galline. Questo è il santuario della Madonna delle Galline, appunto, si vede il soffitto, come dicevo, cassettonato. E questa è la chiesa del Corpo di Cristo che si trova a pochi passi più avanti rispetto alla Madonna delle Galline. E qui sempre lo stile di quasi tutte le chiese del Paganese sono barocche. Camminando lungo la navata noteremo delle scale che appunto portano alla cripta dove appunto ovviamente non svegliamo troppo che cosa si svolgeva, che è molto interessante da vedere. Invece proseguendo lungo la navata arrivando all'altare troveremo San Felice e Costanza, perché proprio nella chiesa del Corpo di Cristo ci sono le loro reliquie. Camminando per il corso Ettore Padovano ovviamente ci sono anche molti palazzi storici e arriveremo alla Basilica di Sant'Alfonso, nostro appunto protettore. Il disegno della pianta della Basilica fu ideato da Sant'Alfonso stesso e poi però fu costruito dall'architetto Cimafonte. Sant'Alfonso volle dedicare la basilica all'Arcangelo Michele, infatti sull'altare ci sta proprio questa tela dedicata all'Arcangelo. Importante anche in questo caso da vedere sono il museo e la pinacoteca. Museo e pinacoteca importanti perché soprattutto nel museo abbiamo il clavicembalo dove appunto Sant'Alfonso fece l'ideò Tu scendi dalle stelle che tutti cantiamo a Natale. Quindi è molto importante. E poi ci sono anche le ambientazioni dove il santo proprio ha vissuto e quindi è molto importante vedere dove praticava la penitenza, queste cose così. La Pinacoteca contiene anche opere di Sant'Alfonso stesso. Però per chi si vuole addentrare anche dentro Pagani, come dicevo, oltre ai palazzi storici che comunque mantengono gli stemmi delle antiche famiglie paganesi, troveremo il chiostro delle Sore del Preziosissimo Sangue e di San Francesco la chiesa di San Francesco di Paola. È importante perché dopo il chiostro delle Sore perché c'è stato un restauro e questo ha portato alla luce delle lunette che sono molto importanti e queste rappresentano tutta la vita di San Francesco di Paola. È importante anche ricordare che ci sono le reliquie di Beato Tommaso Maria Fusco e quindi diciamo Pagani non è solo il corso ma anche dentro è da vedere. E qui ci si arricchisce sempre certo, di più di sicuramente. Ora andiamo. Però io direi prima di andare oltre di sentire un po' coloro che faranno lo spettacolo il sul castello. Castello. Sì. Dopo. Vabbè, allora ne parliamo dopo. Dobbiamo parlare prima del castello perché diciamo Salvatore dei Napoli che dietro le quinte ci ha detto un po' la scaletta. Sì. Allora io la sto seguendo alla lettera. Per me adesso ci dovrebbe essere il castello. Però prima di arrivarci, professore, abbiamo detto di queste dimore, di questi palazzi a Pagani che sono insomma i centri storici da valorizzare. Facciamo anche insomma un appello a ben tenere questi luoghi perché poi insomma addentrarsi nei vicoli, vedere questi cortili, questi palazzi storici è davvero affascinante. Ci sono certo. Comuni nella parte un po' più a nord che vivono di questo, no? Di questo e noi dovremmo saperlo fare perché abbiamo il patrimonio a portata di mano, cioè noi per godere di questi edifici sontuosi, ben fatti eccetera, non è che dobbiamo fare chissà quale marchingegno. Dobbiamo semplicemente entrare con calma, vedere, ammirare, descrivere
ed è una cosa a portata di mano, solo che noi passiamo distratti, come giustamente diceva il direttore, li attraversiamo smemorati, senza più la memoria. Probabilmente bisognerà trovare il tempo di fermarsi e pensare a questo, perché, ripeto, li abbiamo proprio di fronte. Per esempio, come si fa a passare davanti Palazzo Tortora e non ammirare lo stemma di quella famiglia, che fu una famiglia illustre, tra l'altro ricordi che Orazio Tortora partecipò alla rivoluzione del 1799, e quindi fu tra le persone che si sacrificarono. E quindi è da dire che rievocare anche questa figura. Ma oltre quella abbiamo altre figure di importanti patrioti paganesi, per esempio potremmo dire Guerritore e altri, che tra l'altro hanno anche combattuto per la Repubblica Romana del 1848. Certo, se noi corriamo senza fermarci, non vediamo. Tra l'altro poi questi palazzi belli non è che sono con i portoni chiusi, cioè basta soltanto affacciarsi. Quindi, c'è un altro mondo, a volte davvero dietro quei portoni, diciamo così. Allora, andiamo alle manifestazioni collaterali, perché la manifestazione, diciamo, si protrarrà praticamente fino a sera, per chi vorrà assistere poi anche a degli spettacoli che sono previsti. Che cosa accadrà a Castello di Nociaro Inferiore e quando? Spieghiamo bene l'appuntamento. L'orario d'inizio è previsto per le 18. I momenti che saranno a cura delle voci del castello sono diversi. Ci sarà, come già abbiamo anticipato, una rappresentazione teatrale, diciamo, che è un po' una costante delle nostre serate. Ogni volta abbiamo cercato di mettere in scena, attraverso la compagnia teatrale I Fantasmi del Castello, delle ricostruzioni storiche che sono incentrate sulla vita dei personaggi che hanno vissuto e che hanno riempito i secoli di storia del castello. Questa volta tocca ad Elena degli Angeli, ma non solo personaggi, altre volte abbiamo anche cercato di mettere in scena, o meglio gli attori, il regista Massimo Villani e lo sceneggiatore Giuseppe Di Maio per l'occasione, hanno cercato di mettere in scena anche le storie dei fantasmi che secondo le leggende vivono il castello, abitano il castello. Oltre appunto alla rappresentazione teatrale ci saranno dei momenti musicali, degli interventi musicali da parte, con la partecipazione di Alma Ranca, Gio Perrosino, Vincenzo Romano, Gianmarco Volpe, giovani artisti dell'Agro che fanno parte anche loro della compagnia musicale Il Giardino del Castello. E oltre a questi due momenti farà da cornice a tutta l'iniziativa l'esposizione a cura di Antonella Ferraro delle opere di alcuni giovani artisti, Basilio De Martino, Daniele Tramontano e Anna Paola Monturo, quindi due pittori e una mostra fotografica, quindi insomma non solo teatro ma arte a 360 gradi. Io voglio ringraziare a nome del movimento tutto l'Archeoclub nella persona dell'Archeoclub Nociari Alfaterna nella persona del professore Pecoraro per darci la possibilità di dar vita ad una collaborazione che ci auguriamo longeva e positiva, come del resto è stato sempre lo spirito che ci ha mosso dall'inizio, quello di creare una rete di associazioni, di movimenti che hanno a cuore il futuro di questo patrimonio artistico, culturale ma anche ambientale, come dicevo prima, e che insomma vogliono farsi da portavoce nei confronti delle amministrazioni, in particolar modo della nascente amministrazione comunale di Nociaro Inferiore, di un esempio fattivo e concreto, attivo, di partecipazione popolare. Ecco. Ecco, quindi diciamo che questi monumenti diventano anche una sorta di palcoscenico per giovani artisti, certo, per altri artisti. Pittura. Anche per dare la possibilità a delle persone come lei magari o come tanti giovani che hanno seguito un percorso formativo incentrato sui beni culturali, sul patrimonio esistente, insomma cosa che magari oggi nel nostro territorio non si atti a fare, insomma. Invece potrebbero essere, forse sogniamo, anche un'occasione di lavoro, no? Esatto, perché se tutte queste cose diventassero... Ecco, voglio aggiungere una cosa, che se 20 anni fa io fossi stato convinto che questo patrimonio era tale che non dava lavoro, non avrei proprio messo mano. Il problema è che invece è una risorsa spendibile. Però ecco, questo io ho cercato di dire in questi anni agli amministratori, è una risorsa che benché fatta di pietra, ha bisogno di un minimo di attenzione, perché anche la pietra si sbriciola se viene lasciata a se stessa. Quindi noi dobbiamo trovare la forza di intanto di valorizzare quello che c'è, evitarne la distruzione materiale. E poi bisogna anche elaborare un progetto di fruizione turistica. La fruizione turistica può seguire due strade. O ci innestiamo lungo l'asse che va da Pompei verso Paestum,
ma è una cosa che vedo abbastanza complicata, perché Pompei conserva questa sua mania di accentrazione, per cui i turisti arrivano lì e si fermano, se ne vanno, molte volte se ne vanno di corsa perché vengono poi quasi tartassati da una miriade di venditori ambulanti, eccetera. Allora, secondo me, converrebbe, per la via più facile, per dare l'innesco, dall'innesco alla fruizione, perseguire l'itinerario Nocera-Amalfi. Perché dobbiamo tener conto della storia. La storia ci dice che quando la città di Nocera comincia a declinare, che succede? Che diventano insicure le strade interne, perché le orde barbariche seguono le vie militari, mentre sono sicure le coste. Quindi tutto il ceto dirigente nocerino si trasferisce armi e bagagli sulla costiera. La costiera era stata territorio nocerino da Vietri fino a Punta della Campanella, e lì avevano già le loro ville marittime. Quindi sono loro, e questo ceto dirigente nocerino darà vita poi alla Repubblica di Amalfi. Quindi si tratta di riprendere adesso la collaborazione tra la Nocera e Amalfi, tra i due versanti della collina, della dorsale appenninica della costiera, e quindi a un certo punto i turisti tedeschi che arrivano ad Amalfi, dopo che si sono presi il po' di sole e quindi decidono un po' di riposarsi, possono benissimo passare a vedere la faccia nascosta di Amalfi, che è Nocera. Noi avremo il vantaggio che, non avendo in questo momento una grande ricettività alberghiera, li preleveremo dai loro alberghi e li porteremo dalle nostre parti. Questa semplice è la provocazione. Da farsi, sembra sempre così difficile, semplice da pensarlo. Speriamo bene, insomma, abbiamo visto faraonici progetti di turismo, però poi, esatto, insomma, concretamente ne vediamo pochi. Ora continua questo nostro percorso, siamo andati a Pagani, una piccola deviazione al castello, ora torniamo sul percorso lineare, andiamo, sì, a Sant'Egidio del Monte Albino. Vediamo le immagini da clip e lei ci racconta, certo, cosa vedremo. Certo. Vediamo se è pronta, intanto professore cominciamo a spiegare. Sì, noi Sant'Egidio, diciamo, è la perla in qualche modo dell'insediamento dell'agronocerino, perché era su una diramazione parallela alla Via Reggia, quindi chi aveva le abitazioni nel luogo di Sant'Egidio si trovava a ridosso del percorso, ma non immediatamente sulla Via Reggia. Quindi le famiglie nocerine più benestanti avevano le loro ville di campagna proprio a Sant'Egidio. Infatti la si vede in questa immagine, questo andamento lineare dell'insediamento di Sant'Egidio. Il perno di Sant'Egidio è l'abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis. Non è questa qui. Oh no. Non so queste che immagini sono. Sant'Egidio, sì. Comunque, ecco qua, questa è l'abbazia di Santa Maria Maddalena in Armillis. Sembra una cosa consueta, ecco, in fondo vediamo il polittico. Invece si tratta di un edificio costruito su una villa romana, e la villa romana diventa la terra santa di questo edificio. Questo edificio viene affidato ad un certo punto, all'inizio del 1500, ad un abate Brusco, che fino a ieri era un nome senza particolare senso. Ma adesso, fortunatamente, l'ingegnere Silvestri, che è stato un poco il custode della memoria storica di Sant'Egidio, ha reperito presso l'archivio segreto vaticano un documento che illumina la personalità di questo abate napoletano. Era praticamente in stretto contatto con la Roma di Papa Medici, praticamente, di Giovanni de' Medici, e quindi in quel ruolo aveva visto Michelangelo, aveva visto, diciamo, i protagonisti del Rinascimento italiano, e quindi aveva assunto una particolare sensibilità, per cui decide di far costruire questo polittico, che è veramente l'invidia di tutti quanti. Qua vorrei fare una risata, però è proprio nella storia dell'arte di fare delle attribuzioni e poi doversele rimangiare, perché ovviamente non c'era il documento col quale si dava delega al pittore a costruire questo polittico, e quindi nell'incertezza si parlava come autore di Paolo Negroni oppure di altri.
complice Monsignor Luna d'Oro, che aveva detto che questo l'avrebbe dipinto un suo concittadino. Luna d'Oro era di Siena, quindi parlava di Marco da Siena. Invece è questo pittore sostanzialmente sconosciuto, Gian Lorenzo Firello, che dipinge questo polittico. È prezioso perché c'è un cielo che si dipingeva con il lapislazzuli e che c'era e che fu fornito da uno dei futuri sindaci di Sant'Egidio, Desiderio, sì, il sindaco Desiderio, a spese sue comprò questo lapislazzulo per dare il cielo blu. E quindi abbiamo uno specchio del Cinquecento si ritrova qui a Sant'Egidio, ma uno specchio magnifico. L'abate Brusco poi sarebbe morto a Roma in una tomba che purtroppo si è perduta quando fu fatto la via dei fori imperiali, però la lapide, il testo della lapide, sempre Salvatore Silvestri lo ha recuperato e quindi sappiamo la storia di questo abate che altrimenti non si sarebbe conosciuto. E poi ovviamente Sant'Egidio non ha solo questo, ha altre cose, l'acquedotto, diciamo i palazzi gentilizi lungo proprio questa arteria parallela alla Via Reggia. Gli abitanti di Sant'Egidio giustamente si definivano nelle loro sepolture patrizi nocerini. Ecco, esisteva questo qua senso della comunità, e questa poi è la Fonte Elvia, e praticamente Elvio è la famiglia di Cicerone, è quello che ha determinato questa splendida fontana. Quindi diciamo, a un certo punto, anche nel Medioevo e nel Rinascimento, Nocera si dimostra erede di Roma. In età classica era detta appunto la piccola Roma, perché c'era questo patto fortissimo con la città eterna. Pensate che i senatori romani che erano in lite con l'imperatore, spesso e volentieri si rifugiavano a Nocera, perché non perdevano il loro titolo, potevano invocare l'immunità che toccava a Nocera e quindi superare anche i momenti più difficili della loro carriera. Andiamo all'ultima tappa, che dovrebbe essere Sarno. L'ultima Sarno, con sì, Palazzo Sarno, Capua, Palazzo nuova Capua, tappa. Certo. Cosa c'è lì a Palazzo Capua? A Palazzo Capua, ecco, bisogna dire che sono state messe tutte le antichità reperite negli ultimi tempi. Qui abbiamo l'aspetto esterno di Palazzo Capua. E qua forse, dunque, abbiamo tra l'altro le lastre della tomba del guerriero. Una tomba, ecco queste le vedete, quelle che si vedono adesso, sono le lastre della tomba del guerriero. È un corteo funebre per la sepoltura di un guerriero che aveva il suo cinturone, quindi siamo intorno al III-IV secolo avanti Cristo, nel momento in cui abbiamo questa etnia sannita, che è la stessa che ha dato, diciamo, il nerbo a Nocera. Nocera era la capitale della Confederazione Sannitica Meridionale, questa Confederazione Sannita che è ancora incerta sulla posizione da prendere nei confronti di Roma. Voi sapete poi che il partito filoromano prevarrà e sarà proprio interpretato da Nocera. Nocera, quando arriva Annibale, va a difendere Roma con i suoi marinai, perché appunto Nocera, sembra strano, e questo voglio dirlo ai miei amici, Nocera, siamo nell'entroterra, siamo in un punto nodale, però abbiamo tutto il controllo della costa campana. E quindi noi per i romani eravamo i soci navales, cioè gli amici marinai, quelli che controllavano la costa. In questa veste a Roma, a difesa di Roma sguarnita, perché le forze romane sono andate a fronteggiare praticamente Annibale, restano i soci navales nocerini. I quali soci navales nocerini a un certo punto vengono presi dalla tentazione di fare un colpo di Stato, di impadronirsi di Roma, perché ovviamente, vedete, abbiamo detto che Nocera è fedele alleata di Roma a differenza delle altre città campane, però mentre la popolazione minuta parteggiava per Annibale, era la parte aristocratica della città che parteggiava per Roma, quindi c'era sempre questa specie di braccio di forza nell'ambito di Nocera tra l'aristocrazia e i popolari. I popolari appoggiavano Annibale, l'aristocrazia Roma, e naturalmente quando i marinai, che appartenevano alla parte popolare, arrivano a Roma, presi dalla simpatia filo-annibalica, quindi filo-cartaginese, vogliono impossessarsi di Roma, ma si trovano a lottare contro i loro ufficiali e quindi ne viene fuori un conflitto forte che però si risolverà fortunatamente
senza riflessi sull'alleanza con Roma, e questa alleanza con Roma poi diventerà il tratto costitutivo della città, perché quando poi si tratterà di riedificarla sarà Roma a volerla più bella e più grande di prima, quindi valorizzerà l'impianto urbano di questa città, e abbiamo detto che era su un piano inclinato, quindi il teatro, che era l'edificio più importante, fu collocato finalmente in fondo alla strada assiale nord-sud, quindi chi entrava vedeva immediatamente questo teatro enorme che poteva contenere quasi 10.000 spettatori, quindi quasi tutta la popolazione di Nocera, e che incuteva timore. Nocera era capitale, diventa capitale attraverso un prodigio che ha compiuto la scrittura, quello che abbiamo visto nel flash sul museo dell'Agro Nocerino. I Nocerini praticamente modificano l'alfabeto etrusco, ingannano gli etruschi che li vedono adoperare il loro alfabeto e si vedono rassicurati, ma in effetti con l'alfabeto modificato, che si chiamerà alfabeto di Nuceria, parlano la loro lingua. Quando gli etruschi se ne andranno, saranno i nocerini che stanno nella città di Nocera, perché Nocera è stata costruita dagli etruschi, a prendere il controllo della città stessa, proprio perché i sanniti che scendono le montagne solidarizzano e familiarizzano con i nocerini entro la città di Nocera, che sono essi pure sanniti. Quindi è tutta questa storia che riprenderà corpo. Questo è l'alfabeto di Nocera, vedete, è bellissimo, perché questo vaso di bucchero, detto oinocoe perché conteneva il vino, viene preso da questa, da una persona che è andata a letto dell'amico morto, e questo amico morto verosimilmente è l'ideatore dell'alfabeto di Nuceria, e quindi gli lascia questo dono, diciamo, scrive con un punteruolo Brati e Sesum, sono di Bruto, perché è come se parlasse il vaso, sono stato donato a Bruto che è il morto, e nella tomba, poi vedremo, c'è anche un piatto molto bello scritto da un greco. Il greco è l'avversario tipico dei sanniti e degli etruschi, che però viene egli pure a dare omaggio a questo nocerino che ha inventato l'alfabeto, che ha dato modo ai nocerini di conservare la memoria. Perché poi rendiamoci conto di una cosa: noi siamo in questa situazione infelice, ma lo siamo tutti quanti, tutto l'Agro Nocerino, diciamo da Nocera fino a Sarno e fino a Sant'Egidio, perché abbiamo smarrito la memoria di quello che eravamo. L'itinerario che noi proponiamo è di recuperare la memoria, perché recuperando la memoria recuperiamo l'orgoglio e la voglia di fare qualcosa per non far morire quello che teniamo davanti. Ecco, lasciamoci con questo messaggio. Professore, un'ultima curiosità: noi abbiamo dato questo percorso lineare da Nocera Superiore fino a Sant'Egidio Corbara, sì. Ma si può anche fare un percorso alternativo, per comodità qualcuno può visitare prima uno poi l'altro, sì, ho suggerito il percorso dal... No, vabbè, diciamo 21 edifici, se li volessimo visitare con calma ci vorrebbe una giornata, ci vorrebbe un mese. Quindi noi la filosofia di monumenti porti aperte, la voglio ripetere questa cosa, è molto semplice: ognuno dei 21 monumenti ha il suo guardiano, quello che lo presidia. Ecco, mi piace bene, come ha detto lei, io sono stato a presidiare l'anno scorso quale edificio? La Purità. Quindi c'è il presidio. Chi va là trova lì le competenze sul posto, quindi dovrà interrogare, se lo crede, coloro che faranno da guida. E quindi lui può cominciare da dove vuole, dall'inizio, dalla fine, dai lati. È importante però, perché noi poi pensavamo questi appuntamenti di anno in anno, quindi quello che non fa in un anno se lo fa l'anno successivo. Però la cosa bella, e qui voglio invece dire la cosa bella, è quello che diceva proprio la direttrice, fare in maniera tale che questi appuntamenti investano tutto l'anno. Quindi non è che ci vogliono 10 anni per fare tutto l'itinerario, ecco, non deve essere questo, perché i monumenti devono essere aperti e devono parlare al cuore dei nocerini. E quando io dico nocerini, non faccio distinzione tra nocerini di sopra e di sotto. I paganesi, secondo me, sono i nocerini di sotto, della parte sottana. Siamo cittadini dell'agro, così sempre, non scontentiamo. Esatto, va bene. Allora, battute conclusive anche con Peppe. Dai di nuovo l'appuntamento e fai, sì, la tua riflessione. Insomma, mi ricollego all'augurio del professore Pecoraro nel concludere, insomma, nel ribadire l'appuntamento a domenica per il pomeriggio al castello. Io mi corre l'obbligo di segnalare, ecco, alcuni contatti per chi vuole avvicinarsi, non solo attraverso l'iniziativa di domenica, vuole avvicinarsi appunto al nostro movimento. Le Voci del Castello sono sia su Facebook col gruppo Le Voci del Castello, nel quale, oltre ai vari appuntamenti che in volta si tengono, vengono pubblicate le varie notizie che sono in nostro possesso
sui vari monumenti che sono presenti sulla collina. Il professore prima ricordava il convento di Sant'Anna, quello di Sant'Antonio, Sant'Andrea, anche San Giovanni in Parco, insomma sono diverse le strutture che arricchiscono la collina. Quindi per chi è interessato può seguirci appunto attraverso questo gruppo e tenersi aggiornato con le nostre iniziative. E inoltre su YouTube ci sono tutti i vari video dei vari eventi, insomma, dei vari momenti che durante le varie serate abbiamo organizzato. Quindi anche su YouTube, cercando le voci del castello, è possibile vedere quello che dall'anno scorso noi abbiamo avuto modo e piacere di fare. Arianna, anche tu dai l'appuntamento, gli orari, insomma, sì. Chi volesse venire a pagare. Allora, gli orari sono la mattina dalle 9 alle 13 e invece il pomeriggio dalle 16 alle 20. Chi vuole venire, siamo ben pronti ad accoglierli. Arianna, tu dove sarai? Io sarò al Santuario della Madonna delle Galline. Tutti dunque in giro per l'Agro domenica prossima. Intanto, professore, con lei un'ultimissima cosa, perché si riscoprono le radici, ma si guarda anche avanti, perché l'Archeo Club ormai domina su Archeo Channel. Ah sì, noi abbiamo, ce la siamo inventata grazie a Salvatore De Napoli. Abbiamo detto, noi dobbiamo cambiare veste, dobbiamo diventare più immediati e diamoci alla web television, alla comunicazione più immediata, e dobbiamo dire che abbiamo avuto un grande successo. Successo, 43.000 e più contatti su YouTube da tutto nell'arco il mondo, di poco. Sì, tra l'altro. E quindi e noi vi facciamo il nostro grazie, in bocca al lupo anche per Archeo Channel. Anch'io rinnovo a tutti voi, innanzitutto ringrazio gli ospiti, professore Pecoraro, la nostra Arianna Cerusa e Peppe Gambardella. Buon lavoro a voi per domenica e in bocca al lupo anche per il futuro, per le vostre iniziative. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e che dire, domenica prossima tutti in giro per l'Agro a scoprire i tesori della nostra terra per una domenica diversa, no? Alla scoperta della storia, per divertirsi tutti insieme e farsi anche un po' di cultura. Grazie per averci preferito e alla prossima. We'll be right back.